Rare avrebbe dovuto rilasciare la scorsa settimana un aggiornamento per il suo Sea of Thieves, ma per una serie di problematiche legate alla versione PC del gioco si era deciso di rinviare la release di una settimana. L'update è uscito quindi ieri e ha aggiunto la possibilità di creare delle ciurme chiuse, una feature richiesta a gran voce fin dal lancio del gioco. Tra le altre cose c'era anche la possibilità di dare i propri oggetti ai compagni, venendogli quindi incontro in caso di necessità. A quanto pare, la fase di testing non è stata abbastanza approfondita a dispetto della settimana extra richiesta dal team di sviluppo. Circa 2 ore dopo il rilascio della patch, Rare si è vista costretta a effettuare una manutenzione di emergenza chiudendo i server. A quanto pare, scambiare i propri oggetti con qualcuno in determinate circostanze creava un problema definito maggiore all'interno del gioco, quindi è stato necessario rimuovere del tutto la nuova funzione in attesa di ulteriori test. Quindi, correggono sto coso, rimuovono la feature, i server tornano online e si va tutti felici all'arrembaggio. Dopodiché, poco dopo, gli utenti si ritrovano buttati fuori dal gioco, con disconnessioni frequenti e con l'errore Almond Beard riportato in prima pagina. Per qualche motivo, a quanto pare, i server non riescono a tenere gli utenti online. Rare manda un'altra comunicazione tempestiva e comunica un'altra manutenzione d'emergenza, facendo sapere che il problema dipende dalle ciurme private, l'altra feature aggiunta nell'update. Morale della favola, anche questa funzione viene disabilitata mentre gli sviluppatori investigano sul problema. Al momento continuano ad esserci forti problemi di instabilità con i server, nonostante siano state disabilitate sia le partite private che la possibilità di scambiare oggetti con i compagni. In pratica, un fallimento totale, nulla di quanto implementato funziona in maniera corretta. E per qualche motivo le cose continuano a zoppicare nonostante la rimozione delle nuove feature. Nel corso di questa settimana si aspettano informazioni precise riguardo la prima espansione contenutistica di Sea of Thieves che si chiamerà The Hungering Deep. Tra le altre cose, questa aggiungerà nuovi eventi, attività, nuove maniere per guadagnare fama e oro e nuove meccaniche di gioco. Sempre questa settimana dovrebbe venire comunicata anche la data di uscita di The Hungering Deep, che comunque secondo le previsioni avverrà entro la fine del mese. Il problema è che, alla luce di quanto è accaduto con la release di una semplicissima patch, siamo onestamente un tantino preoccupati riguardo il lancio dei nuovi contenuti. Anche se, onestamente, a dirla tutta, vivere in prima persona i problemi post-patch di ieri ha avuto un che di grottesco e in qualche modo devo dire che è stato anche divertente. Non si credeva a quello che stava succedendo mentre arrivavano i messaggi di Rare. Ora, a voler essere giusti, gli aggiornamenti di Sea of Thieves stanno comunque continuando in maniera costante fin dal lancio del prodotto. Nessuno qui mette in dubbio la buona volontà della compagnia, che si è ritrovata per le mani un gioco dal notevole potenziale commerciale, senza forse però essere più abituata a questo genere di successo, e senza avere evidentemente una grande esperienza sulle spalle riguardo il mondo dei games as a service. Sea of Thieves è un prodotto ottimo se si valuta il solo sandbox, ma è insufficiente sotto il profilo contenutistico, come abbiamo cercato di evidenziare nella nostra recensione. C'è insomma un buon potenziale per il futuro, ma è necessario che Rare non faccia stancare i giocatori con episodi come quello avvenuto ieri. Cose del genere, senza dubbio, minano e anche parecchio l'immagine dello studio di sviluppo che non è proprio stellare. Cioè, ok, Rare è un nome storico dell'industria dei videogame, ma la Rare dei tempi di Nintendo non è quella del presente. La maggior parte dei vecchi sviluppatori sono migrati in massa verso Retro Studios. Adesso occorre convincere i giocatori e dimostrare di avere stoffa in una maniera costante. La frequenza degli aggiornamenti va bene, va benissimo, e la comunicazione che stanno riuscendo ad avere con i giocatori e con la community va altrettanto bene. Unica cosa, se gli update potessero anche funzionare, sarebbe una gran bella cosa. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like se il contenuto è stato di vostro gradimento. Se non vi è piaciuto, lasciate un pollice in giù e commentate con le vostre critiche. Alla prossima.